Ventesima settimana, tempo ordinario, anno pari, venerdì. Profezia. La profezia può esprimersi con la parola, con le visioni, con i simboli, è esperienza di vita dell'uomo, ma manifestazione della volontà di Dio. Ecco che Ezechiele, il profeta Ezechiele, viene portato su un campo pieno di ossa aride. È Dio che lo vuole là. Deve profetizzare per un popolo simboleggiato da ossa aride. È il suo popolo, il popolo di Israele, che pensa ormai non si potrà fare più nulla, popolo in esilio. Ebbene il Signore parla. E dice di pronunciare una parola di vita. Ed ecco che su quelle ossa ricrescono nervi, la carne, la pelle. E poi ancora il Signore che gli dice, profetizza ancora, annuncia lo Spirito. Spirito, vieni dai quattro venti, soffia su questi morti che rivivano. E il profeta Ezechiele profetizza. E lo Spirito inonda tutto quel campo pieno di ossa aride che man mano si accostano l'una all'altra e riprendono vita. Così il Signore conclude. Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. E come oracolo tutto viene confermato così, l'ho detto e lo farò. Il Signore è vita e vuole che il suo popolo abbia fede e speranza. Ma ci vuole ancora qualcosa, ci vuole l'amore. Così Gesù nel Vangelo, interrogato da un dottore della legge che gli chiede, maestro della legge, qual è il grande comandamento, risponde, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Il cuore rappresenta l'amore dell'uomo, l'anima la sua totalità nell'essere, la mente la sua intelligenza, è amore. A Dio bisogna dare la pienezza del... E poiché c'è un sottinteso, subito Gesù parla di un comandamento, un secondo comandamento simile a quello. Ma la parola è la stessa, amerai il prossimo tuo come te stesso. Per entrare nell'amore totale, nell'amore di Dio, nella famiglia di Dio, tutto amore, bisogna ritornare a vivere l'amore. Quell'amore di Dio che è un dono stragrande per ogni creatura, per ogni uomo, per ogni donna sulla terra. Quell'amore che trionfa nel cuore immacolato di Maria, dove è perfetto l'amore di Dio e l'amore per noi, il prossimo. Amore perfetto mariano.